Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Dopo le due partite che veramente mi sono schifato, proviamo adesso a vedere di vincere una partita oggi. Perché mi stai facendo letteralmente L'arbitro ha già dato via cronometro. Cioè, come cazzo si fa prima sul 3-1 per me in 10 con Dembélé in porta? In 10 con Dembélé in porta io non sono riuscito a fare un cazzo. Puoi dire no, ma sei tu che non sei riuscito a difendere. Io, ma se non riuscivo, non avevo un cazzo, non avevi i comandi del gioco, non avevi i comandi del gioco. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti, cerca spazio, calibra un bel pallone. 3-1 per me. Ma dai, ma di che stiamo a parlare, Manio? Di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Poi aspetta, allora 3-1 per me, in 10. Lui mette tutte le tacche sopra, io non riesco a fare un cazzo. Messi, niente, tocco preciso. E avevo tutte le tattiche belle, sai. Per dire, ma non gli affaccio quei pro. No. Occhio, può andare. No, non è rigore qua, arbitro. Ma di che bello stiamo parlando? Questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Oh, la gente lo sa. Sa come scriptare le parti. Vada qua, va. Oggi lo schifo totale. Va. Cosa pensi di questa situazione? Oggi lo schifo totale. Ecco, oggi lo schifo totale. Va bene. Sì. Questo già metà attacca giù. Non so neanche di quanto cazzo di valutazione è questo. La partita inizia alla grande, subito gol. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Quanto mi ha cazzo quando fanno così. Ma Messi. È tutto matematico, lo sanno già che l'imbalzo va a lui. Cioè io lo sapevo già. Messi. Matuidi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova la giocata nello spazio. Niente, vabbè. Modric. Fammele togliere. Hazard. Palla in avanti verso il compagno. Tentativo di allungare il gioco. Hanno evitato il peggio anche se era... C'è tiro! Palo! Palla. Va bene, andiamo avanti con i pali oggi. Griezmann. Adriano. La gioca all'indietro. Che cosa è sta cosa? Modric. Vabbè. Vuole la profondità. Ottimo intervento. Dal. Ha fisso il pericolo ed è Continuiamo. Riuscito ad anticipare l'avversario. Continuiamo con lo schifo. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. La mette in avanti. Hazard. Madonna. Madonna. Madonna, tutti rimbalzi, oh. C'è la palla lunga. Tutti avanti. A sfavore, oh. Qui può partire il contropiede. Cerca la fondo, palla al piede. Non riesco più a farlo. La mette dentro. Io non riesco più a farlo. Non riesco. Madonna. Gioca una palla lunga. Cerca il passaggio profondo. Ecco il tiro. Una palla filtrante ben piazzata. Meritava un esito migliore. Adesso me ne vado a dormire. Adriano ha messo una bella palla nello spazio. Già che mezza metto pausa. A posto. Avrebbe davvero meritato miglior fortuna. Stiamo a posto. Questa ha messo pausa, il motivo non si sa. Schema di minchioni. Oh. Si chiama schemacciola. Buonanotte. Mette la palla dentro. Ovviamente io non prendo più una palla di testa da un mese circa. Cerca un compagno. Mbappé. Arriva il tuo record 8:31, dopodiché cerca spazio. Niente. 8:50 non vuoi far arrivare. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere faccia a faccia con le la toglie dalla porta. E va bene. Non segniamo. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Calci danno, non ne parliamo più, non so più batterli. Questo parte contro piede e farà gol. Vuole la profondità. No, ma è posizione irregolare però.
Guarda chi dedo ha. Allontana il pallone. Ormai che è un regalo, Prova il filtrante. Tenta la conclusione. Gol! Non sbaglia. Mi sta divertendo cosa ultimamente. Riescono quindi a pareggiare. Ho pescato poco fa, lo sto pompando di tanto in tanto. Non ha sbagliato. Ha battuto una buona velocità, un buon dribble. A tu per tu con il portiere, è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me. Questo rilancio di gol che io sto prendendo ultimamente. Con questo tipo di schema, cioè, non lo fa vedere. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Adriano, salta? Non salta un cazzo. Prova la giocata nello spazio. Griezmann. Vai a fare in culo, va. Un grande momento di calcio. Spartiamo il pallone. Questo è il terzo video consecutivo, come vai va. L'importante è che vi state vedendo gli altri due video che, raga, io porto adesso anche le sconfitte, ultimamente stavo registrando perché non valeva la pena, però quando ti trovi delle sconfitte, te ne accorgi subito, te ne accorgi, quella, vediamo se ce la faranno. Io lo sapevo quello sul 3-1, io lo sapevo. Ma perché l'ho portata nella registrazione? Perché lo sapevo. Il portiere si è esibito. Lo sapevo. Perché qua pensi che al 46esimo col tempo scaduto non devo prendere gol. Lo prendo, lo prendo. Roma. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Guarda, ma distorcina. È stato un bel primo tempo. Una rimonta un vengo da due pareggi, due sconfitti. Due pareggi di cui io vincevo tutte le. Tu vincevo 2-3-0. Li ho pareggiati, cioè me li hanno pareggiati entrambi a tempo scaduto, tipo 93esimo, 95esimo. Io non capisco che cosa hai Konami contro di me. Cosa cazzo hai contro di me? Tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. C'è un dribbling e non riesce a fare un dribbling. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, vediamo, se l'anno prossimo cerca mi parla di farmi i libri. Sto cercando. E trova bene il compagno. Buon lancio. Questo è il gol che prende. Un'altra cosa che non capisco, mo vi faccio vedere. Vediamo se lo fa. Credevo fosse in posizione. Che non riesco più a prendere uno di testa. Ha alzato la bandierina. Niente. Mi anticipo, non così. Non so come cazzo spiegare. Non riesco più a prendere un colpo di testa. Ottima discesa sulla quest'altro destra. Se ne va, ok. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Palla riconquistata immediatamente. Modric, Hazard, Messi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Niente, non ne prendo più di testa, non ne prendo, non ne prendo. Gesto tecnico. Ma poi ma che una palla arriva a me, Manolas con l'intercetto, passaggio sulla destra, ecco un'occasione di contropiede. Adriano cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Cerca l'uomo là davanti e il tocco è verso il portiere. Lo sport Recife temporale oggi su uomini tutti alti grandi sfruttare al massimo le ma sempre sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità per arrivare subito in non porta. Voglio perdere pure per quest'altra oggi un campo agli avversari senza pressare troppo nella mediana. Ma vabbè. L'arbitro interrompe l'azione. Poi io faccio per inviare e non la rinvii. Queste cose dovete migliorare l'anno prossimo. Queste cose, guarda, non salta, guarda. Avete visto? Non salta, è inutile. Io lo so già, non salta. Non saltano a me. Contrasti, e l'ha aperto. Contrasti, e l'ha aperto. Prova il filtrante. Contrasti, e l'ha aperto. Di andare verso la porta. Quelli si girano, ormai tutto. Hazard la mette in mezzo. Matuidi la gioca niente. In profondità. Beckham che... Ma va, madonna. Aia, se ne sta andando la corrente. Aia, se ne sta andando la corrente. Devo spegnere. È un grande riflesso qui. Come butta sta cazzo di palla? Aia, se ne sta andando la corrente. C'è di farcela. Per il contropiede. Vuole la profondità. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco.
fuorigioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Aia, lontana la corrente. Uff. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. Batti, madonna me. Mischiare le carte. Beckham. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca un compagno. Occhio alla conclusione. Buona la conclusione. Ma come cazzo è che tutte le partite, oh, tutte le sto postando, arriva il secondo tempo, io non riesco a giocare. Io non riesco a giocare. Ma si può. Vabbè. Non ho capito. Oh, webbati, mi ha rotto i coglioni, oh. E nessuno di noi. La gioca sulla destra. Sta qua, gira la palla, cross, go. Va a colpire di testa. Ah, no, ma. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti guarda, uomini all'interno. Non dove prenderlo di testa, ma manco Pukaz. Beckham su Adriano, raga, avete visto? Vabbè. Tenta Hazard. Messi riceve la palla. Niente. Niente, non le prendo. Non la prendo, è inutile, non la prendo, è inutile. Ma come cazzo. Mi fa pure sul tanzo. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Non le prendo, non le prendo, non le prendo, non le prendo. Ma porca puttana oggi. È stato un cambio veramente azzeccato. Parità ancora. Ah, questa squadra non muore mai. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta, e come? Lo Sport Recife decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Dai, muoviti, che palle, oh, non 2 ore nello schema, che cosa stai a fare? Sì, messa a centrocampo, vai. E si sta. Madonna mia, oh, si sta. E si sta. Bene. E si sta. Non sta facendo un cazzo. Si sta in pausa. E si sta in pausa, è stato in pausa. Oh. Salterà qualcuno dei miei? Col cazzo, i contrasti tanto tutti a lui. Guarda, guarda. Gli 1-2 a me adesso. Non mi esce più. È il tempo che sta per scadere. E gli 1-2 a me non mi esce più. Thiago Silva. Salah. Mohamed Salah riceve il passaggio. Prova la giocata. E sono 3-2. No, ma ha sprecato per la verità. Io non lo so, questo merita di vin, ma io non è possibile. Non riesco a giocare, io. Non riesco a giocare, io. Non riesco a giocare. Ecco Adriano. Madonna. Hazard vuole la profondità. Ben Madonna. Fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Madonna. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe niente, non niente, niente, non la prendo più. Prova il filtrante. Cerca un compagno. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Adriano, pericolo. La butta via e fa respirare la difesa. Messi. Hazard. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca spazio. Stanno giocando bene adesso. A me non contrasta, è il tempo a favore. Che sta per scadere. Mai, oh. Mai un contrasto a favore, oh. Mai. Mai. Perché deve andare a vincere lui. Prova la giocata nello spazio. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Ma
Papastatopoulos. Ma non era lui la fa. Prova Salah. Cerca di lanciare il compagno. Devo prendere il gol al 91esimo. Matematico, Nico. Difficile fare meglio. Sì, sì, oggi è così, raga. Ok, bravo. 93esimo. L'ho appena detto, cioè l'avevo detto prima. 2-1 per me, primo tempo, 3-2. Ho avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via. Che partita ti è sembrata, Luca? Si vedeva dall'inizio che vai alla grande, vai. Era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Siamo ai saluti finali. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Ma prendiamola a ridere. Prendiamola a ridere, raga. Prendiamola a ridere. Adesso non stoppo la registrazione, vado avanti. Vediamo lo schifo fino a quanto arriva. Oggi lo schifo è totale, mo vi faccio vedere perché. Oltre che non mi stai dando leggende per niente. Ogni 25.000 GP giro, niente. Faccio vedere lo schifo. Vabbè, questo me li tengo. Vincevo 2-1, primo tempo, perdo 3-2, 93esimo. Questa precedentemente vincevo 3-1, espulso il portiere, mette Dybala in porta e c'è il video, 3-1, perdo 4-3. Questo è uno schifo totale perché è il primo video della giornata. Non voglio neanche parlare di lui perché mi fa talmente schifo. Questo qui vincevo 2-0 o 2-1, perdo 94esimo, pareggio 92esimo. Questo qui vincevo 3-0, mi pareggia 93esimo. Tutte queste partite, primo tempo, anche queste me la sono giocato, ma questo mi faceva schifo. E vabbè, poi là sì, poi ho iniziato uno schifo, 1, 2, 3, 4, 5. Facciamoci la sesta, era 831, siamo arrivati a 750 quasi. Mi sta facendo letteralmente schifo il gioco. Peggio di tutte le altre volte. Ma va bene così. Però te le posto tutte le partite. Tutte te le devo postare. Gioco di merda. Tutte te le devo postare. Riusciamo a rinnovare questo? Riusciamo a rinnovare questo, ovviamente. Più fai partite online, meno vinci e più col cazzo hai GP. Col cazzo hai GP. Col cazzo. Vediamo. 765. Ottimo. Beh, dammi un 1000, divertiamoci. Non mi dare un 600 per accontentarmi. Tanto la vado pure a palleggiare o a perdere. Oramai ho capito. Aspetta, non se ne va la corrente. Ma va a cagare, va. Gioco di merda. 708. Fammi uscire la cazzavone per stasera. I cazzavoni, per chi non lo sapesse, sono le lumache. Dai, postiamo questa. Spengo e vaffanculo, va. Conami di merda. Maria. Ronaldo. Mettiamo Neymar. No, mettiamo Mané. Neymar ma caga tu cazzo. Poi uno
Madonna, me l'hanno saltato. Destro. No. Sì. No, destro. Lorenzo, sinistro. Maria, corta. Ronaldo, lunga. Che bello, io... Perché uno dice, ma tu postavi solo Vittorio? No. Postiamo tutto. Mi sta venendo skinny peak, però. Di giocare sotto l'acqua. Ah, che schifo. Che schifo. Che schifo. Ma non perché uno non vince, ci mancherebbe altro, cazzo me ne frega, è un gioco. Ma il modo in cui tu riesci a gestire le partite, a provare a giocartele, cioè schiacci l'invio e non le rinvii. Vai per contrastare, tu fai, vinci un contrasto, subito dopo ti trovi quelli come gli avvoltoi. E allora non si spompano mai a giocare. Io vorrei capire, gli avversari miei non si spompano mai. Condizioni perfette per una partita di pallone che si prende. Lo toglio il GG Pressing, non è che lo uso sempre, ce l'ho perché mi serve quando devo aggredire. Quindi uno dirà, ma tu li fai spompare, lo so, e ce l'ha il cazzo. Non è che sono scemo. Capisco un po' di peste, Non è che non ne capisco. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene. Notiamo, se anche in questa ennesima partita, il secondo tempo i mini non è che muoiono, non riescono a fare una mazza. Si libera la grande. Elegante. 1-1. Mbappé. La gioca in aria. Quello sta solo, 3 ore per dare la palla a quello. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Coutinho? Meno male che quando c'è la demo stava in ferie, quindi vaffamocca a Konami. Pallone alto. Vaffamocca a Konami, anche l'accendo. Forse, non lo so, vedremo. Sala. 2 ore per dare la palla a quest'altro. Calibra un bel pallone. Niente. Io non riesco a fare 1-2, non riesco a dare il passaggio. Gioca a sinistra. Va bene. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. E dal molo finito di dire. Dagliela quella che parla. Inferiorità rispetto agli avversari. Bravo. Hazard la mette in mezzo. Adesso non serve. Può passare in area. Mbappé. Ma me la fai prendere la palla o... No, Prova il filtrante. Vero? No. Cosa è che devi prendere la palla tu? Prova sul secondo palo. Di Maria. Mbappé. E trova bene il compagno. Ok, mi sono fatto già il fin di questa partita. C'è spazio per calciare. Occhio al tiro. E sì, ho appena finito di dire, raga. È inutile. Uno che conosce il gioco sa già quando prende il gol. Una conclusione da uno. Lo sai già. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Perfetto a parità dunque. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Adesso usa il GG Pressing. Siamo a metà tempo. La mette sulla sinistra. Pure. Allora oggi è proprio la giornata. Hazard prova a spingere. Che bella laggata. Pure. Dal. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti alla prossima. Meno male che mi vengono in mezzo a registrare le giornate quando già sai che fanno schifo le giornate. Non sarà perdonato. Sì, anche questi giorni sono state partite assurde, ma come oggi no. Di farlo ragionare, perse, giocate, non ci mancherebbe altro. Lotta a perdere equilibrio. Madonna, Sala 99, quale cazzo è Sala? Quanto era bello il Sala non if dell'anno scorso. Cerca un compagno. Cerca di Vediamo il compagno Ronaldo. Ottima No, col cazzo mi segna Ronaldo. Può crossare. Va bene. E anche Mane è morto. C'è la palla lunga in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero Non era lui la palla. Prova a verticalizzare. Come ci divertiremo a PES 2020. Come ci divertiremo. Non ti dà neanche una lira a te. Basta. Interessante azione sulla fascia destra. Ecco. Come vedete, la serpentina di Mbappé se ne va e io non riesco a fermarlo. Il portiere dice di no.
C'erano diversi Ronaldo è libero. No, no, che Mané è quello. No, Ronaldo, no. No, Mané. Ciao. Avete visto? Non ne prendo più di testa. Più di testa. E dal... sono due. E sono due, Kumba. Non sono io, ricordo. Mi conoscono tutti qua. Io non ho problemi di connessione. Anche perché non starei registrando. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Come avete notato, dopo l'1-0 per me, io non sono riuscito a fare più niente. E del 2-1. Mbappé la toglie dalla porta. No, ma che grande parata. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Guarda questo, allenatore. Saglam. Vabbè, fratello di Saddam sarà. Sì, metti pausa pure tu. Ok, andiamo a vedere. Ok, ci stiamo vedendo? Ci stiamo... Ah, ok. 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 Le laggate continuano. Ovviamente. Palla, ovviamente, quando buttiamo la palla. Va lui. Anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Che se il microonde è acceso. Prova a passare con un pallone profondo. Vuole la profondità. Di Maria la mette in mezzo. Coutinho, lungo passaggio in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Cerca un compagno. Se ne va. Ciao. E chi lo ferma questo? E c'è il gol del Liverpool. Ovviamente dopo ogni laggata io devo prendere il gol. Bravo. Sì, mi fa l'esultanza. Beh, tanto te la sto postando, lo sto postando il video, chiunque tu sia. Bravo, sì. Ok, ma la spegni il microonde o che cosa? Sì, vabbè, ciao, sì. Ok, va bene. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. E niente, io non riesco a dare la palla, qua, qua, qua. No, vabbè. No. Pallone lungo, in verticale. A chi è? Virgil van Dijk. È bellissimo, ragazzi. Che cosa devo giocare? Ma di che cosa stiamo parlando? Cristiano Ronaldo. Di che cosa stiamo Alexandro parlando? Dai, raga. Però io mi devo almeno fare. Mi devo flashare. Cioè, per dire, vale come faccio io agli altri. Come farò adesso? A brutto pezzo di merda. A brutto pezzo di merda. Brutto pezzo di merda, sì. Chiunque tu sia. Va a far mocca la morte da manta, gli accastano pure a te. Dai. Scatta verso il pallone. Sì, questo ormai. Si, sulla destra. Si libera la grande. Vado, guarda come lag. Voi non immaginate che non riesca a fare niente. 47esimo? Sì. Dai, fagli fare il 3-1. Allarga il gioco sulle fasce. Cos'è? Punizione a 48esimo? Non gliela dai, peccato. Ma guarda, pezzo di merda, a pezzo di merda, sei un pezzo di merda, sì. Pezzo di merda, sì, vedi, ogni flashata è dire, guarda, raga, 50esimo, non fischia. Avete visto? Ottima la parata. Oggi stai proprio facendo il completo della schifezza totale, con amici. Oggi lo stai completando lo schifo. Oggi proprio lo stai completando. Va bene. Visto che questa faccia il deficiente. Adesso lo facciamo pure noi il deficiente. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. Mangiamo. Fai qualcosa di diverso. Questa è in pausa. Sta aumentando i secondi per... ha cambiato modulo pure lui, mi sa. Ok, va bene. Possiamo iniziare a giocare? Cosa ne pensi? Va bene. Dai. Che devo lavare i piatti e andare a dormire. Andando... Forza ragazzi, forza!
Il secondo oggi abbiamo, come avete visto, vincevo 1-0. Ah, questo mi ha finito la pallamelina, ovviamente. E diciamo, visto che la pubblichiamo, sputtanami pure tu. Oggi sputtaniamo tutti. Tanto il mio obiettivo l'ho raggiunto. Io gioco solo per divertirmi. Testa di cazzo. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. A chi è? Guarda, guarda, guarda. Madonna me. Madonna me. Passaggio sulla destra. Cerca un compagno. Prova il filtrante. Lukaku si ferma. E Lukaku si ferma. Il portiere si oppone. Si è bruciato. Perfetta. E Lukaku si ferma. Va bene. Un'autentica parata d'istinto questa. Cercherà di metterla in mezzo. Tocca con la testa. Occasione fallita. Tre volte dalla palla qua per girarsi. Ok, va bene. Ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Cerca spazio. Ma non è lui. Azione fallosa. Fallato, sorto di fallo che ho fatto, raga. Ammazza che fallo. Vediamo. Prova la giocata nello spazio. Cristiano, è un grande riflesso qui. Non è riuscito. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bella azione sulla corsia di sinistra. Se ne va. Hazard si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ah. No, vabbè. Alessandro. Palla che torna nella zona del portiere. Andate ad attaccare, la muert catnoit. Sono al costante inseguimento della palla, frustato. Non è un buon segno questo. Gente frustata veramente, mamma mia. Coutinho. Piqué. Prova il filtrante. Virgil van Dijk legge bene l'azione, blocca il pallone. Si libera la grande. Virgil van Dijk. Alessandro. No, non sali. Beckham. E niente, oh. Non la prendo più. Oh. Cerca un compagno. Hazard scatta verso il pallone. Florenzi, di forza. Vuole la profondità. Beckham con l'intercetto. Virgil van Dijk. Non la prendo più, oh. Cristian, bella parata. Ma Mbappé oggi ha già fatto segnare il questo suo nome sul tabellino. Niente non di fatto, azione più. Interrotta. Non la prendo più. Prova la giocata nello spazio. Più. Mbappé scatta ma verso il pallone. Nuovo, raga, guarda di stimo, cioè io. Ma di che cosa stiamo parlando? Va. Nainggolan, scodella in avanti. Coutinho. Mbappé. Prova il filtrante. Cristiano pronto al tiro. Insacca le spalle del portiere. Non riesco neanche più a commentare. Molto difficile da recuperare. Oggi è così. Schifo, lo stai facendo completo. Sì, guardate le tacchette, ovviamente. Non sono io. È un tiratore molto pericoloso. Va bene. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Ho preso gol nuovamente prima della lagata. Cioè, ho preso gol. Prima ha fatto la lagata, poi ho preso gol. Ovviamente, come sapevate, vincevo 1-0. E va bene, non è niente da. Ma abbiamo capito che questo è un gioco. Meglio che spengo oggi perché non vale la pena, raga.
arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Vabbè. C'è un doppio cambio. Di che cosa stiamo parlando? Diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Cerca un compagno. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. È posizione irregolare però. Questa è partita, tu le devi far cadere. È inutile, ogni lagata, vedi? Ogni lagata li fa cadere. Abbiamo completato lo schifo oggi, ma va bene così, abbiamo preso 70 punti. Se ne va. Cerca spazio. Non è fuori gioco ovviamente. Cristiano Ronaldo in fuori gioco. Va bene. Fuori gioco ineccepibile. Funzionano gli automatismi della difesa. Chissà perché le sto registrando. Vuole la profondità. Cross in arrivo. Spazza via. Mateus allarga il gioco a destra. Gran colpo di testa. Ma doveva metterla dentro qui. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Mbappé. Non riesco veramente a commentare. Prova a spingere sulla corsia di destra. Quattro sconfitte di fila. E passa. Questo è cazzi suoi. Intercetta il passaggio, pericolo. Mbappé ha cercato di arrivare in porta con prepotenza. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo. Dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Decide di sfruttare la fascia. Grande intervento, vale niente, gol. Avete visto? Niente. Prova velocità. Sono entrato, palla tutta in porta. Cercano un'azione veloce. Continua a laggare fino all'ultimo, lagga, raga. Tu devi laggare fino all'ultimo. A pezzo di merda, è un pezzo di merda. Ogni flashata dire pezzo di merda. Che schifo, veramente. Che schifo, oggi proprio schifo. Eccolo il triplice. Vabbè, 1-0. Fischio che determina la fine della gara. Non riesco ancora a credere. Ok, raga, abbiamo completato oggi con questi bei video che non postavo da un bel po'. Lo schifo, bello, completo. Le sconfitte in casa sono sempre molto difficili. Cominciamo a postare i video. Non ci hanno creduto più e non sono riusciti a recuperare. Siamo ai saluti finali. Al commento tecnico c'è abbiamo Luca completato Marchigiano, lo schifo oggi. Grazie e a presto Fabio. Ciao ragazzi.